Ciao ragazzi e bentornati su Shadowbringers. Nella patch 5.3 il trial è legato alla storia, quindi Yoshida e compagni hanno deciso di andare avanti sì con la quest, con la linea di quest del Sorrow of Werlith, ma senza introdurre un vero e proprio trial. Siamo qui in questo episodio proprio per andare avanti con questa linea narrativa, ma sappiamo anche che si arriverà comunque ha un fight istanziato, da quello che si è visto nel trailer, incredibilmente interessante. Quindi parliamo con questo ufficiale della resistenza, otterremo un regalo sconosciuto, quindi un oggetto di cui non possiamo avere le generalità proprio perché probabilmente sarebbe spoiler. Sleep now in Sapphire. Sapevamo che la weapon che avremmo dovuto affrontare in questa patch sarebbe stata Sapphire Weapon dopo Ruby Weapon della 5.2. Andiamo. Ok, Gaius mi attende nel campo base dell'esercito dell'Alleanza. Quindi, ok, lo raggiungiamo. Ricordiamoci che Van Balsar è un pochino il nostro punto di riferimento in questa linea di quest. Era stato introdotto questo personaggio durante l'ultima parte della linea narrativa di Stormblood, per poi ripresentarsi come alleato, tutto sommato, comunque con obiettivi comuni. Abbiamo deciso di seguire le sue indicazioni, che sono state preziose a volte. E in questo caso lui vuole darci una mano per eliminare le weapon imperiali. Queste weapon utilizzano come piloti dei ragazzi che lui conosce molto bene. Sono orfani della zona di Werlith che Van Balsar aveva a suo tempo adottato. Allora, Sid ha studiato quello che rimaneva di Ruby Weapon. Vedete che ci sono i suoi studiosi della Ironwork che stanno lavorando per trarre più informazioni possibili da quello che rimane dello scorso nemico che abbiamo affrontato. Sembrerebbe che sia riuscito in maniera sintetica a creare qualcosa che potesse fare le veci dell'Heart of Sabic, per esempio, che era stato utilizzato per rimettere in funzione Ultima Weapon. Quindi, in teoria, Sid potrebbe proporci una weapon anche nel nostro schieramento. Sid ha anche capito come funziona l'Oversoul, l'armatura, la tuta da pilota che appunto utilizzavano i ragazzi all'interno delle weapon, in questo caso Ruby Weapon, aveva la possibilità di immagazzinare le memorie o comunque il DNA, le capacità di alcuni importanti soldati imperiali. Nel caso di Ruby Weapon, la pilotessa aveva avuto un Oversoul direttamente con Nile. Qui noi potremmo trovare qualcosa di molto simile. Nel trailer abbiamo visto qualcosa, anche se difficilmente spiegabile, però potrebbe andare il tutto nella direzione di Regula. Comunque, il nostro obiettivo è di riuscire a distruggere l'hangar o comunque impedire alle weapon addirittura di alzarsi in volo e di iniziare il combattimento. Dovremmo cercare di prevenire il loro attacco, attaccando proprio la base di Werlith.
Se riuscissimo a mandare via l'impero da quella base, potremmo debellare la situazione. Ci suggeriscono di stabilire una sorta di punto di riferimento aereo nella città costiera di Terncliff. Quindi ci sposteremo lì e useremo quella zona proprio come base d'appoggio. Serviranno anche delle aeronavi per muovere questa weapon messa a punto da Sid. Una di queste aeronavi sarà proprio l'Enterprise. Bisogna anche che qualcuno sia in grado di guidarla. Ok, parliamo con Gaius e qui inizierebbe proprio qua il duty stanziato. Quindi vediamo di che cosa si tratta. Sapphire, ovviamente, questo nome ci fa capire che il nostro avversario sarà proprio Sapphire Weapon. Ma come lo incontreremo? Due aeronavi hanno lasciato a terra quello che abbiamo visto chiaramente nel trailer essere una specie di Gundam, un mech, un robottone gigante, biomeccanico, con il simbolo della Ironwork. Fantastico. Avevamo visto queste immagini tempo fa e non avevamo compreso, ovviamente, non potevamo, che si trattasse di qualcosa che era a nostra disposizione. Il G-Warrior. Pensavamo fosse il nostro nemico e quindi era difficile anche vedere somiglianze con Sapphire Weapon di Final Fantasy VII. Ricordiamoci che queste weapon sono prese o dovrebbero essere prese pari pari a livello estetico da quelle viste in Final Fantasy VII. Non oso immaginare come sarà il combattimento. Non riesco a provare a capire come poter gestire un combattimento. Ok, ci sono dentro. Allora, vediamo. Ho anche una spada, che spettacolo. Ho anche 7 abilità. Ok, quindi facciamo un po' di prove. Abbiamo mana e 600.000 punti vita. Ah, il mana in realtà si chiama Epi. Allora, questo è un colpo, va bene. Invece quello in basso è una combo. Quindi sono tre colpi di fila. Letter Cannon. Ok, Letter Cannon è un colpo a distanza. Ok. Ethermine cosa fa? È un colpo a distanza più forte che mette vulnerability. Ok. Ultima Buster. Ma che spettacolo! Ultima Buster sarebbe la Kamehameha. Ma dai! Ma tutto ciò è eccessivo. Questo cos'è? Proviamo il resto. Allora, questo sembrerebbe essere, ok, una cura.
che però va in cooldown con altre due abilità, Ethereal Aegis e Pyretic Booster. Ok, Sid mi ha sbloccato il Pyretic Booster, vediamo cosa fa. Allora, prendo danno, però probabilmente faccio più danno con le weapon skill. Ok, ci sta. È una sorta di effetto Berserk, va bene. Benissimo, si può disattivare l'effetto del Pyretic Booster. E adesso posso curarmi con l'Auto-Restoration. Perfetto. L'Auto-Restoration ha un cooldown, mentre il Pyretic Booster no. Ma che spettacolo. Ok, lo lancio e ho una barriera che me la porto con me. Anche questo temo di doverlo disattivare. In pratica mi succhia mana. Ok, ho capito. Pare che debba utilizzare anche la barriera appena imparata. Per uscirne, qua c'è un attack. Ok, posso disattivare. Posso farlo quando vedo che il nemico sta caricando. Infatti, mi metto la barriera. Aspetto che, anzi, posso continuare ad attaccare. Aspetto che finisca il cast e poi lo disattivo. Però i miei attacchi consumano mana. Quindi provo a farlo proprio all'ultimo. Ok. E riprendiamo. Perfetto. Boh, speriamo di aver capito bene. Finiamo la simulazione parlando con questo nodo. Se si attiva. Ah no, ok, me lo disattiva automaticamente. Quindi in realtà quel duty era soltanto il trial, era soltanto l'allenamento per imparare a utilizzare questa macchina. Anche se qua c'è un altro duty stanziato. Sì, sono sufficientemente preparato. Sì, sono pronto. Avrei potuto cambiarmi di aspetto, mettermi qualcosa di un pochino più a tema, ma ormai sono così. Procediamo. Recentemente con i punti del PvP si poteva prendere un set molto molto adatto a fare il pilota delle weapon. Ok, siamo nella località che ci dicevano prima, le due aeronavi stanno trasportando il G-Warrior. Ed ecco che qualcosa spunta da sott'acqua. Eccola qui. Ma chi è il pilota? Chiede Gaius. Avevamo visto un dialogo dei ragazzi di Werlit e mi sembrava fosse Rex che avesse detto che il prossimo sarebbe stato lui, il prossimo pilota sarebbe stato lui. Però non mi ricordo benissimo, quindi lo capiremo durante i dialoghi prossimi. G-Warrior, engage! Che spettacolo! Avevamo visto proprio quelle immagini nel trailer e avevamo capito che saremmo stati noi a guidare il G-Warrior. Wow! Ok. Ho notato la presenza di una ulteriore testa sopra, nella parte superiore. Mark IV Anti-Acorn War Machina, Sapphire Weapon. Vedete, nella parte superiore c'è una specie di anello. L'anello in realtà sono le corna di un elmo unite tra di loro. Si tratta dell'elmo di Regula. Quindi tutto torna. Vedremo l'Oversoul. Ecco il pilota. Non lo fanno vedere, ovviamente è un maschio,
La sua armatura ha inserti rossi. Proseguiamo. Attiva direttamente l'Oversoul. Idrus Combat Sample Ready. Sì. Regula Van Idrus. Ok, loro ci daranno indicazioni dalla loro visuale piuttosto favorevole. C'è la musica delle weapon sotto. Cerchiamo di capire cosa devo fare e cerchiamo di sopravvivere soprattutto. Allora. Mettiamolo in focus target e poi iniziamo a bersagliarlo. Ok, finora, insomma, me la sto cavando. Activate. Cosa attiva? Ci sono un sacco di regula. Provo ad allontanarmi da loro. Fanno degli attacchi ad area, va bene, evitabili. La cura non consuma, ma ha un cooldown, mi ricordo. Optimized Ultima. Etherial Aegis. Ok, dove è andato? Un'ondata che mi ha fatto un po' di male. Allora, vedo di stargli davanti. Sparerà di lato? Sì, spara di lato, ma comunque in avanti. Riprendiamo. Plasma Shot. Ho visto gli effetti di questo plasma shot. Lo rendo vulnerabile. Turret. Questa mi sa di evocazione, infatti. Ah, si possono distruggere. Mamma mia. No, non ne vale la pena. Si evitano. Ah, ma li rompe anche lui? Pare. Se io ce lo porto qua. No, no, lui non li rompe, li devo rompere io. Però posso romperne alcuni con un colpo solo? Sì, alcune sue weapon skill possono colpirli tutti. Self-destruct. Ah, si distruggono da soli dopo un pochino. Ok. Distruggiamo anche questo. Un'area troppo lunga. Ok, evitata. Intanto mi curo e riprendiamo il fight. L'abbiamo portato al 64%. Activate. Cosa avrà attivato? I regula. Ok, vediamo dove sono le aree. Ma paradossalmente al centro è libero. Non è vero. Una me la son presa. Quindi c'era. Si vede qualche angolino a disposizione. Optimized Ultima. Attivo quindi il prisma difensivo. E minimizzo i danni. E ripartiamo. Ok, l'ho portato al 14%. Si è di nuovo rituffato in acqua. Ok, è riemerso ora. Simultaneous Activation. Tigri. Una, due, tre, tre tigri e le torrette. Ok. In più sta facendo anche un colpo che si chiama Flood Ray, che ha messa di ultimate. Sì, sembrerebbe un ultimate. Quindi cercherò di ucciderlo prima.
Ci attiviamo tutto. No, non riesco. Non riesco a farlo fuori così. No, infatti è invulnerabile. Devo prima distruggere queste. Sì, qua mi sono bevuto il fight. Allora, proviamo. Ok, sto cominciando a colpirlo, ma ho troppo poco tempo per poter sperare di tirarlo giù 9%. Purtroppo questa volta sono stato tonno, non ho capito la meccanica e quindi sono andato a fare la cosa sbagliata. 3%, 2%, 0,6, 0,1. E ce l'ho fatta al niente per cento, ormai praticamente ero morto. Comunque ce l'ho fatta. Mamma, mamma mia. Mamma, mamma mia. Non c'è stato però un oversoul con un cambiamento di fight, ovvero è stato attivato immediatamente, quindi non ho capito esattamente che cosa sarebbe successo se non fosse stato attivato. Comunque. Porteremo quello che rimane di questa specie di Squid l'ha chiamato il nostro PG, almeno una delle due risposte prevedeva proprio un riferimento a un calamaro. Siamo arrivati nel paesino, che è una zona istanziata che io non ho mai visto e sembra essere veramente veramente bella. Sto girando come un infante in questa nuova area che è chiusa e tutto sommato non è che abbiamo quelle gran possibilità. Però posso vedere da distante il mare con le isolette intorno. E laggiù in fondo ci sono le navi, le aeronavi di Sid che stanno studiando quella creatura che abbiamo appena battuto. Che ci sia il tramonto potrebbe essere anche un caso. Comunque. Andiamo a parlare con Gaius. Qua non funziona il Chocobo. Ho visto che ci sono anche altri PNG. C'è Severa e c'è Valdolin. Forse tramite questi personaggi possiamo uscire da questo luogo. Posso anche ispezionare il G-Warrior? Vediamo. Forse mi fa rifare l'addestramento? No, proprio una cosa a sé stante. Non è nell'ambito della quest proprio perché. Oh, cose. Posso fare un sacco di domande? Interessante. È stato scoperto da Zisla. Per questo c'era la musichetta di Fractal Continuum. Comunque, farò così. Cliccherò su tutte le domande e ci farò un videino che troverete in alto. Così potete vedere tutte queste cose.
Ok, alcune di queste possibili domande in realtà erano mettersi in posa per fare delle foto. Comunque, parliamo con Gaius. La weapon è parecchio intatta, cioè abbiamo fatto un ottimo lavoro in realtà. La curiosità di Van Balser a questo punto è sapere chi era il pilota. Abbiamo un colpo di eco. Ok, potrebbe essere lui. Ha l'armatura rossa, si chiama Rex e l'aveva detto. Però Sapphire Weapon non era ancora pronta. Però la resistenza si stava avvicinando alla base, quindi magari era fondamentale comunque utilizzarla. Però arriva qualcuno. Recon. Dice che... Ma perché sei qui? Bisogna portare le weapon in un luogo sicuro. Se arrivasse la resistenza potrebbe distruggerle. Lui è il pilota. Vuole pilotare lui, Sapphire Weapon. Ma è lui il pilota, non tu. È lui che vuole essere in prima linea. Abbiamo una soluzione, l'Oversoul. Vuoi finire come è finita Melisandia? Ok, però sicuramente aumenta le capacità e le potenzialità di queste weapon e dei suoi piloti, ovviamente. Però una volta che l'Oversoul è attivata, non c'è un ritorno per il pilota. È per questo che lui vuole pilotarla, perché vuole che Rex rimanga con Alphonse, cioè Rex è più prezioso di lui, e quindi lui vuole che il pilota più abile rimanga a disposizione. Non te lo lascerò fare. E Recon cerca di convincerlo. Mi chiedo sinceramente come mai abbiamo questo eco. Vuol dire che vicino a noi c'è una fonte possibile per questo tipo di ricordo. Quindi o c'è Recon morente in nostra prossimità, oppure c'è Rex. Non penso di potermi collegare direttamente con la weapon. Conto su di te, Rex. Mi sa che lo ha convinto. Sì, ce l'ha fatta. Quindi, quello che abbiamo affrontato è stato Recon e non Rex. Andiamo a far vedere al padre, cioè a Gaius, qualcosa che si ricorderà per un bel po'. Gaius si è accorto che noi abbiamo avuto un colpo di eco e ci chiede che cosa abbiamo visto. Noi gli spieghiamo.
Tutti questi sono durissimi colpi. E il pilota è morto. Uno dei cacciatori che era con lui lo sta guardando da dietro. Prima Melisandre e adesso Recon. Bisogna far fuori le weapon prima che si alzino in volo. Ok, parliamo con Valdolen, che ci aspetta qui. Ci chiede di ripercorrere con la memoria che cosa era successo con Van Balsar. Un tempo lo si chiamava Black Wolf. Poi ha avuto dei problemi con gli Ashan. Ci racconta di come la sua gente sia stata vessata dall'impero. Lui ha partecipato, ha visto la caduta di Alamigo. La sua città è stata distrutta. Ha lasciato la terra di Alamigo. Qui lo vediamo vicino a Castrum Oriens. Poi si è unito ai Twin Adder per combattere ulteriormente contro l'impero. E ha partecipato all'Operation Archon, arrivando fino a Porta Pretoria, dove ha trovato Gaius Van Balsar zoppicante ferito, quindi aveva la possibilità di ucciderlo. Però lui parlò. Non prego la tua pietà, ma soltanto di vivere ancora un pochino, in pratica. Ha chiesto a Valdolen di concedergli il tempo di vendicarsi degli Ashan, in pratica. Quindi ha deciso di non ucciderlo in quel momento, pensando di ucciderlo eventualmente nel momento in cui decidesse di non proseguire quello che aveva promesso. Quindi lo segue come un'ombra, in realtà, per tenerlo d'occhio. E Gaius procede nella sua vendetta, sapendo che ha una spada di Damocle vicino. Oltretutto l'impero sta lavorando, o comunque ha sterminato un sacco di abitanti delle regioni che abbiamo anche visitato con Van Balsar, utilizzando la famigerata Black Rose, che era questo gas eterico che distruggeva
l'energia vitale dentro le persone, quindi nessuna ferita, soltanto cadevano a terra esanimi. Quindi Van Bessel si era sentito in dovere di rimediare a quello che aveva fatto perché lui aveva iniziato, talmente pericoloso che lui stesso aveva interrotto. Quindi l'impero poi l'ha ripreso in mano in sua assenza e adesso alcune popolazioni ne stanno pagando le conseguenze, quindi ovviamente si sente in parte responsabile. Parliamo con Severa. Abbiamo un'altra cutscene. Arriva Sid. Allora, hanno finito una prima investigazione sulla weapon. Avete trovato qualcosa degno di nota? Le informazioni relative ai dati di combattimento di Sapphire Weapon erano intatti. Era infatti, come ha riconosciuto Gaius, i dati di combattimento che erano stati inseriti e quindi fusi con il pilota erano proprio quelli di Regula Vanidrus. Già, l'abbiamo visto palesemente durante il combattimento. Però Sapphire Weapon non era ancora completamente funzionante, quindi non era al 100% delle sue capacità. Eventualmente la prossima volta dovremo agire più velocemente per fare in maniera che non ci sia nemmeno l'inizio di un combattimento. Si specificano che appunto l'Oversoul, una volta attivata, assorbe il pilota nel core della macchina, uccidendolo nel processo. Quindi sono stati quasi condannati a morte, a un sacrificio, diventando piloti. Non c'è una causa che valga un pagamento di un prezzo così alto. Niente. È più prezioso della famiglia. Beh, loro sono orfani. Ok, bisogna assolutamente intercettare le weapon. Perché molto probabilmente il prossimo sarà Rex. E se non ci sbrighiamo, ci attaccherà con un'altra weapon. E bisogna fare in maniera di disabilitare queste macchine maledette prima che sia attivato l'Oversoul. Ci sono già state molte morti, non ne vuole vedere altre. Oltretutto io facendo un conto dei generali imperiali, non è che me ne ricordi tanti altri. E io temo che prima della fine di questa linea di quest sarà proprio Van Balsar a essere catturato e utilizzato per l'Oversoul. Mi sono fatto quest'idea perché non me ne vengono in mente altri.
Non, cioè, l'altro generale di cui si ha notizie è Zenos, di quelli che abbiamo incontrato. Poi Regula, appunto Van Balsra e Nile. Poi sono finiti quelli che abbiamo incontrato. È chiaro che potrebbero sfruttare figure appena accennate in qualche cutscene, però mi stupirei, appunto, non sfruttassero. E in teoria ci sarebbero ancora due macchine da affrontare, quindi ce ne sarebbe uno che non ho idea di chi potrebbe essere, e poi secondo me sarà Van Balsar. Comunque, andiamo a chiudere la missione a Porta Pretoria. Questa zona temo che rimarrà a nostra disposizione. Non sarebbe neanche una cattiva idea. Penso che parlando con lui torneremo direttamente indietro. Infatti, a Girabania. Perfetto. Eccoci qua, siamo a Porta Pretoria, piove e possiamo chiudere la missione e ricevere quel dono che abbiamo visto come ricompensa. Tra l'altro qua, vabbè, tanto chiudiamo la missione. Cos'è? Un tabletop. Il busto di Sapphire Weapon. Va bene, ok. Completiamo la missione. Ma c'è una cutscene in attesa. In realtà non è in attesa, perché mi ricordo nel trailer che c'era ancora qualcosa in ballo. Intanto, nei quartieri della settima legione di Stanza Werlit, lì c'è qualcuno che noi avevamo identificato come Regula. Sbaglio? Probabilmente. Qui ci sono altri bambini. Chi è questo personaggio? Lord Valens. Lord Valens. Un nuovo generale imperiale? Con una nuova armatura che io dall'analisi del trailer avevo identificato come l'armatura di Regula. Valens Van Varro. Sì, Sapphire Weapon è finita nelle mani del nemico. È stato un errore. Errare umano? Dimenticare divino? Beve latte? Perché non ce lo fanno vedere in faccia? Che cosa nasconde? Sì, tra l'altro mi è venuto in mente adesso che tra i vari generali ci sarebbe anche Van Gabrant, però ovviamente essendo ancora in un arco narrativo non è possibile che possa comparire qui. Tra i nostri nemici c'è il Guerriero della Luce, aiutato da Sid Garland e Gaius Van Balsar. Penso che sia stato accusato di aver assassinato l'imperatore, oltretutto, perché è presente nella stanza quando l'ha fatto in realtà Zenos.
Qui sta facendo tutta una sorta di metafora riguardante il latte, in cui dice che le mucche, le rare mucche che lo producono, sono coccolate per tutta la loro vita, però quando smettono di produrre latte vengono macellate esattamente come tutte le altre. Fa una metafora con l'utilizzo quindi di persone particolarmente in gamba, come potrebbero essere i piloti di queste weapon e queste mucche. Ovvero quando smetteranno di essere utili saranno eliminati, come tutti gli altri. È scocciato del fatto che Sid metta le mani su quello che rimane di alcune weapon come Sapphire e Ruby. In più è infastidito dal fatto che lui, che è il nuovo legato della settima armata, sia umiliato da Gaius Van Balsar, che dovrebbe valere meno di zero. Il pilota, tra l'altro, si è lasciato tirare in faccia un calice senza reagire. Un soldato annuncia che c'è una riunione a cui deve partecipare, Lord Valens. Si vuole rendere presentabile prima di arrivare a questa riunione. È inquietante la presenza di questi bambini nel suo appartamento. E ha uno scatto d'ira. I bambini temono di essere i prossimi a essere colpiti dopo il mappamondo. Ecco la sua armatura. Probabilmente si fa aiutare dai bambini proprio per mettersi l'armatura. Arriva la pilotessa, una degli orfani che avevamo conosciuto durante la scorsa patch. Cosa ci fai qui? Ah, lo aveva chiamato proprio lui. Non se lo ricorda. Questa è la patch degli instabili mentali. Sì, adesso si è ricordato. Si chiama Ellie. Sta facendole i complimenti per la devozione, che funge da ispirazione per altri soldati. È sempre più inquietante questo personaggio. E sembra che questi piloti siano completamente annullati nella loro volontà. Ok, quindi potremmo aver svelato l'identità del generale mancante in questo Lord Valens Van Varro, un nome davvero che mi suona sinceramente nuovo. Se clicchiamo sul tavolo, troviamo ulteriori informazioni e abbiamo Suffer Weapon. Quindi nuove righe di questo diario parlano anche del G-Warrior. Qui c'è Recon. Bene, a questo punto, per quello che riguarda la linea narrativa di The Sorrow of Werlith, direi che abbiamo concluso, abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare in questa patch, non c'è nemmeno l'extreme perché non c'è di fatto un duty. Il resto di questa playlist sarà dedicata a elementi secondari della patch 5.3, per poi arrivare alla patch 5.31 con l'inserimento di nuove parti della ricostruzione di Ishgard e poi qualcosa di più succoso nella 5.35, dove vedremo qualcosa di nuovo relativo alla Relic e alla storia delle missioni della linea Save the Queen. Io a questo punto vi saluto e vi rimando ai prossimi video. A presto!